La figura di Giuliano Declano e l'Irpinia Cristiana. Si è aperto stamattina il terzo convegno internazionale a Mirabella Eclano. Nella chiesa di Santa Maria Maggiore è iniziato il dibattito, che durerà fino a sabato, sulla tradizione biblica, santi e devozioni popolari. Autorevoli studiosi ripercorrono i recenti studi sul vescovo Giuliano, teologo e filosofo tra i grandi della patristica latina, che ebbe la forza di misurarsi con la dottrina di Sant'Agostino. Mentre Giuliano è una figura rappresentativa dell'Irpinia cristiana, dei primi secoli del cristianesimo. È certamente importante perché ha stabilito una relazione, anche se complessa, con un personaggio straordinario che è Sant'Agostino, che era vescovo di Ippona, ha lasciato tanti scritti sulla Trinità, la grande opera sulle confessioni, sulla città di Dio e tante opere contro i pelagiani. Purtroppo, diciamo, Giuliano Declano ha sposato il pensiero e l'impostazione teologica di Pelagio e questo qui l'ha messo un po' in conflitto con Sant'Agostino. Però certamente è importante perché ha messo in luce i veri problemi che ci sono nel rapporto tra l'uomo e Dio. Questi qua in realtà sono dei modelli per la civiltà di oggi. Adesso, oggi come si possono raccordare questi modelli? Fate il caso, qui abbiamo due licei e questi giovani che crescono, questi che sono il nostro domani, questi hanno, ecco, dei maestri che al di là di quelli che hanno a scuola, che loro vedendolo attraverso le immagini, frequentando diciamo queste belle chiese qui di Mirabella e Eclano, che in qualche modo si riannodano a loro e continuano questa nobile tradizione di trasmettere la libertà dell'uomo, l'umiltà che siamo sotto il peso di una eredità negativa che dobbiamo reagire e dobbiamo risorgere ogni volta che cadiamo, e anche informarsi, ecco, leggere la Bibbia con un occhio intelligente che ci aiuti non soltanto a sapere che c'è scritto lì, ma che formi la coscienza delle generazioni nuove. Presente il vescovo della diocesi di Avellino, Francesco Marino, le istituzioni comunali e gli studenti del liceo classico Eclanum. Questa diocesi antica Eclanum, oggi parte del territorio della diocesi di Avellino, conserva una tradizione molto importante proprio per il vissuto concreto della gente. Una tradizione sviluppata attraverso i secoli che arriva fino a noi e noi oggi stiamo approfondendo degli studi specializzati concernenti il dialogo e il confronto anche teologico tra il vescovo di Eclano, Giuliano, e il vescovo di Ippona, Agostino. Sono questioni legate alla grazia di Dio e alla libertà dell'uomo. In questo confronto emerge soprattutto come la parola di Dio sia il punto, il criterio attraverso cui si sviluppano, ecco, la visione vera, reale, ecco, della dignità dell'uomo e della sua grazia che eleva fino all'essere figli di Dio.